50 anni di storia della maglia con la V, di calcio bianco azzurro, di calcio brindisino, un'iniziativa voluta fortemente per la sua passione da Rino Morelli. Intanto quanto tempo ci è voluto per mettere insieme tutto questo? Ci sono voluti un po' di anni, molto impegno, molta passione, un po' di casualità c'è stata, ma alla fine è stata una casualità che ha ripagato, nel senso che è venuta fuori, diciamo, una collezione che credo sia unica, credo senza ombra di dubbio, almeno per la città di Brindisi. Quest'anno ricorreva il 50° anniversario della V sulla maglia, grazie a una idea geniale, secondo me, del commendator Fanuzzi. Era doveroso fare qualcosa. Questo è un omaggio ovviamente alla maglia, ai tifosi e soprattutto a tutti quei calciatori che hanno indossato questa maglia, che ha un fascino secondo me straordinario. Qual è il pezzo più pregiato e dunque più antico, più vecchio? Beh, sicuramente quella alla mia sinistra, la prima maglia in assoluto del 66-67 di Gersatic. Che in assoluto poi la prima maglia con, se vogliamo, come detto, con la V. E poi diciamo che ci stanno comunque tutte queste maglie tutte le maglie della Serie B che sono qui alla mostra, che hanno un'importanza secondo me eccezionale. Dove le hai recuperate? È nato tutto da un collezionista di Genova che aveva un paio di maglie che aveva a suo tempo avuto da Di Vincenzo e che poi pochi giorni dopo erano a casa mia. E quindi da lì è partito tutto, una maglia dopo l'altra, come diceva qualcuno, ho tolto un po' di scatole in giro a chi le possedeva e poi alla fine è venuto fuori tutto questo, insomma. Spero che piaccia, insomma, spero che l'iniziativa in un secondo tempo si possa ripetere, non resti soltanto una meteora e magari, se riusciamo, diventi un appuntamento fisso ogni 2-3 mesi, insomma, vediamo un attimino. Qual è la maglia alla quale tu personalmente tieni maggiormente? Ma sicuramente la maglia di Massimo Vitali, che ovviamente è qui nella mostra e che per ovvi motivi è quella a me più cara. Dobbiamo fare una considerazione singolare, purtroppo, che questa mostra arrivi dopo la fine del calcio brindisino. Può essere però un segnale di risveglio, un auspicio. Come dico sempre, non ci dobbiamo attaccare, non dobbiamo pensare troppo al passato, non dobbiamo vivere i ricordi. Che devono servire però per far ripartire. Ecco, questa può essere un'iniziativa perché qualcuno magari si possa svegliare, si possa, come dire, possa tornare qualche piccola emozione che può dare il là perché possa ripartire il calcio a Brindisi, che sicuramente ha bisogno di un segnale forte, ha bisogno di categorie più consone a quelle che sono state poi le tradizioni del grande calcio brindisino. La speranza è questa. Vuoi ringraziare qualcuno in particolare? Ma tutti quelli sicuramente che nel loro piccolo mi hanno dato una mano, ovviamente Giancarlo Fortunato in primis, che è andato a chiedere in questo periodo quelle maglie che mancavano, quei pezzi che mancavano ancora a questa collezione. Quindi in primis a lui, poi Vincenzo Giunta e poi tutti quegli amici, quei calciatori che comunque mi hanno chiamato, contattato e che hanno messo a disposizione comunque le loro maglie o donandole o prestandole e comunque tutte quelle persone, insomma, che hanno fatto sì che questo evento, insomma, si verificasse, insomma, ecco.